scatenare i rumors sulla sua gravidanza. Ironica e spiritosa, Eleonora Rose, da 2 anni e mezzo professoressa dell'eredità, conquista la ribalta per la sua vita privata che, tuttavia, non ha nulla di straordinario. Felicemente sposata con un imprenditore che non ama le luci della ribalta, Eleonora mantiene segreta la propria vita privata. In più, però, regala al pubblico il suo sorriso e continuerà a farlo fino a quando il pancione le darà vita. Dopo il fatto, però, la Rosio tornerà a vestire i panni della professoressa. Probabilmente, tutto dipenderà dalle scelte della Rai che, per la prossima stagione televisiva, dovrà decidere se confermare tutte le professoresse, se cambiarle tutte o no. In ogni caso, anche dopo che nascerà il bambino, Eleonora continuerà a lavorare nel mondo dello spettacolo. Aggiornamento di Stella di Benedetto. Eleonora Rosio e la battuta sul padre del figlio. Appunto, solo qualche giorno fa eravamo qui pronti a parlare di quello che è successo in una delle ultime puntate dell'eredità e, in particolare, della rivelazione di Eleonora Rosio sulla sua gravidanza. Lei è una delle professoresse di questa edizione firmata Flavio Insinna e proprio il conduttore Alfred, un simpatico sitaretto con la sua collega annunciando la sua gravidanza e parlando anche del padre del nascituro, ma proprio in quel momento lei, colta di sorpresa, ha risposto con un laconico: inutile dire che questo ha dato il via ad una caccia al nome del padre del suo bambino solo oggi, in una lunga intervista al Corriere. La bella Eleonora Rosio non solo risponde a domande e dubbi, ma alza il velo anche riguardo al suo futuro non solo privato ma anche televisivo. La verità sul padre di suo figlio. Riguardo alla domanda della gravidanza in relazione al padre del suo bambino, la Rosio spiega: sono rimasta sorpresa dalla domanda di Flavio, non me l'aspettavo e siccome mi piace scherzare, ho risposto nel primo modo ironico che mi è venuto in mente. In realtà il padre di mio figlio è un imprenditore, siamo sposati, ma anche molto riservati, proprio per via della privacy che ama tenere al suo. La professoressa dell'eredità si è data ad una risposta divertente e lo stesso fa sui social. Dopo rivela davvero poco della vita privata, ma non fa lo stesso con quella lavorativa. Lei è ormai all'eredità da oltre 2 anni e ha avuto modo di calcare il palco del quiz sera dopo sera conoscendo Pizzi. Continuo dicendo del primo che si trattava davvero di una persona speciale, anche se tutti e 3, a seguire, sono grandissimi professionisti. Non sa bene cosa ci sarà nel suo futuro, soprattutto adesso che diventerà mamma, ma il suo sogno più grande è quello di salire sul palco del Festival di Sanremo. Mio papà è nato lì, per me è un luogo speciale.